Eccoci con Mister Daniele Vedetti e la Piacenazza da Chiaravalle, un successo importante qui ad Appignano. Come commenta la sfida appena terminata? Allora, come ho detto ai colleghi, è stato un primo tempo, diciamo, dove abbiamo meritato e legittimato il vantaggio. La squadra si è espressa ad ottimi livelli tenendo bene il campo. Nel secondo tempo, per meriti più della Pignanese che per dei meriti nostri, diciamo, abbiamo sofferto un po', però è venuto fuori la tempo, il carattere che comunque sia ultimamente nelle ultime partite ci contraddistingue. Stiamo mostrando un lato caratteriale molto importante e questo oggi ci ha permesso di portare a casa l'intera posta in palio, che è importantissima oggi per i tre punti, per il morale e soprattutto per proseguire nel nostro percorso di crescita, ma soprattutto per lavorare in serenità in settimana per preparare la Vigor Castelfiardo nel migliore dei modi. Ecco, proprio la prossima partita contro la Vigor Castelfiardo, come la preparerà e quali saranno le caratteristiche che dovrete sfruttare? Ma le caratteristiche in questo campionato non è che c'è una caratteristica. Allora, l'avversario, sono un po' ripetitivo, però l'avversario più difficile siamo noi stessi. Noi dobbiamo fare queste prestazioni. La Vigor Castelfidardo vale la Pignanese, per noi le partite sono tutte uguali, c'è da preparare nel migliore dei modi, bisogna stare sul pezzo, non bisogna abbassare la tensione, bisogna stare al 100% su tutto quello che si fa, perché abbiamo visto che da una piccola disattenzione può nascere una situazione da gol, può nascere, diciamo, poi è sempre difficile. Abbiamo visto la settimana scorsa con la Vismara che siamo andati sotto per una nostra disattenzione non prendendo un tiro in porta al primo tempo e poi è stato difficile pareggiare. Quindi la prepareremo come sempre, la prepareremo nel modo giusto, la analizzeremo i nostri errori fatti oggi, specialmente nel secondo tempo. Questa vittoria va dedicata ai tifosi che ci seguono sempre, va dedicata alla società e a tutti gli addetti ai lavori che comunque se ci sostengono in questo percorso. Ringrazio il mio staff e via dicendo. Non abbiamo fatto niente, stasera è giusto che i ragazzi festeggiano, per me i festeggiamenti finiscono dopo questa intervista perché già si pensa alla Vigor Castelfidardo. Grazie mille. Grazie. Eccoci con Pietro Carnesin, allenatore della Pignanese. Non meritavate sicuramente la sconfitta, però è arrivato questo 0-1, come commenta la sfida? La partita è stata fatta nella maniera giusta, credo. Non siamo stati continui in tutti i 90 minuti, perché comunque in questo momento è difficile esserlo, però siamo stati presenti comunque caratterialmente dentro la partita, tecnicamente abbiamo fatto delle cose buone. In questo momento pesa la classifica e quindi andare in vantaggio avrebbe pesato molto psicologicamente nella testa dei ragazzi. Nonostante questo, a parte un po' di sbandamento dopo il gol, abbiamo ripreso la partita, il secondo tempo è stato fatto nella maniera giusta. C'è un po' d'ansia, un po' di preoccupazione chiaramente legato ai punti che abbiamo e quindi negli ultimi 20 metri siamo sempre un po' frettolosi e non riusciamo a fare le scelte giuste, ma l'atteggiamento è stato positivo, giusto e sì, come ha detto lei, non credo che il risultato sia ingiusto, ma questo è quello che ci ha detto il campo, quindi ce lo dobbiamo prendere e pensiamo al lavoro settimanale. Ora arriva un'altra partita difficile contro la vice capolista Jesina, come dovrete affrontare questo prossimo appuntamento che vi aspetta? Adesso al di là dell'avversario abbiamo chiaramente cambiato delle cose nel lavoro settimanale, quindi devo conoscere meglio i ragazzi devono conoscere meglio me, dobbiamo spingere molto nel lavoro settimanale e andarci a giocare la partita. Non vedo risultati roboanti in questo girone, mi sembrano partite tutte molto in equilibrio e quindi pensiamo soltanto a lavorare bene in questa settimana e andare a fare la nostra partita. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.